un risultato importante, un segnale di speranza e di fiducia di non poco conto. Basta considerare che in Campania su 18 bandiere blu, 13 sono del nostro territorio. Un ulteriore riconoscimento, un territorio che sta lavorando tanto, sta lavorando bene, soprattutto nel settore del turismo. È chiaro che quest'anno abbiamo delle contingenze particolari, come tutti sappiamo, però abbiamo la fortuna di vivere in un luogo con una bassa densità abitativa, dove è possibile mettere in campo tutte quelle misure di sicurezza, a cominciare dalla distanza sociale, dal distanziamento sociale, e avendo spiagge più ampie. Quindi il nostro è un turismo, oltre che essere bello, è certamente un turismo sicuro. E devo dire, c'è un grande sforzo da parte di tutti gli operatori, gli albergatori, tutti gli portatori di interesse nel settore del turismo, per cercare di organizzare al meglio anche in questa condizione d'emergenza. È chiaro che stiamo cercando di mettere in campo una strategia a breve termine, e poi c'era anche una strategia a medio e lungo termine, e ci fa piacere, abbiamo accolto con grande favore che c'è stato un segnale molto importante dall'ultimo provvedimento del governo, con il ministro Costa, il ministro dell'Ambiente, che ha finanziato per 40 milioni di euro le ZEA, cioè le zone economiche ambientali che ricadono all'interno dei parchi, e questo soprattutto avrà una attenzione particolare dedicata a tutto il settore, il comparto del turismo. Come voi sapete, le ZEE è stata una delle proposte che nasce nel Parco Nazionale del Cilento, Valle di Analburni, e oggi rappresenta un elemento di non poco conto per capire che le aree protette, un parco non è un vincolo, ma è anche una grande opportunità e anche un grande investimento. E io penso che attraverso le ZEE noi dobbiamo capire esattamente questo.